Maria Grazia Gemelli è l'autrice del libro Una storia qualunque del Novecento, una biografia di una donna testimone di un'epoca che va dal dopoguerra alla globalizzazione. Signora Maria Grazia, ci parli un po' della sua vita e dei suoi hobby, come e quando ha deciso di diventare scrittrice? Piccolissima ho deciso di diventare scrittrice perché per la mia generazione il mondo era forse più duro e spietato di quello di oggi, perché si usciva da due totalitarismi, uno di destra e uno di sinistra, dalla seconda guerra mondiale, non vi era coscienza comune sui diritti umani, su quelli dei bambini, sui quali si riteneva giusto praticare la violenza. Ogni problema familiare si consumava dentro le quattro mura domestiche, non esisteva sostegno sociale per le eventuali vittime. L'Italia era povera, agricola, e vi era poco lavoro specializzato e gratificante. Quindi io, il mio interiore diventava un riparo, praticamente per non essere un oggetto nelle mani di altri. Quindi produceva l'effetto buono di cercare una propria maniera di vivere, di avere ideali interni, e l'effetto cattivo di non avere il diritto di reclamare diritti, nella sua forma peggiore, tradotto in sindrome di Stoccolma. In questo senso la ritirata nella propria interiorità era strategica, quindi quando uno ha molto potere di immaginazione ha anche poi abitudine alla penna, diciamo. Quindi il suo libro, Una storia qualunque del Novecento, è una Sì, biografia. sono stata motivata dal fatto che un mio nipote adolescente mi ha detto che nei miei tempi il mondo doveva essere migliore, perché c'era futuro, il lavoro per tutti, solidarietà, mentre oggi i giovani sono perduti, il tessuto sociale è disgregato, è una lotta di tutti contro tutti, non c'è fiducia in alcuna autorità, insomma. E io mi sono resa conto che il mio rapporto con la storia, con i genitori, non è una cosa che uno racconta nella vita quotidiana, no? Cioè il proprio percorso psicologico non è che viene raccontato, perché la vita quotidiana pone altri problemi, insomma, non è che si può guardare così all'indietro. Quindi ho avuto voglia di dedicarlo proprio a loro, forse è una cosa che tutti desiderano a una certa età. Le librerie sono piene di biografie di personaggi famosi, no? Attori, uomini politici, cantanti, però di solito questi personaggi pubblici condiscono la storia della propria vita con aneddoti divertenti oppure con traumi anche, però proseguendo nella scrittura lo stesso ruolo che hanno nel talk show, cioè mostrandosi. Io, non essendo un personaggio pubblico, ero interessata a cercare di trovare il filo della costruzione della mia anima, anche se oggi forse è una parola che non si può nemmeno più dire, il concetto stesso di anima è tra i più ambigui e ininteligibili, no? Però scrivendo mi sono resa conto che se c'è, diciamo, una particolarità di questa mia storia, che è la particolarità proprio di generazione, perché oggi i ragazzi sembrano sopraffatti dalla paura di essere mondo esterno, insieme però sono abituati anche a dipendere da esso, no? Dal mondo. Cioè, sono agiti, non riescono a agire, mentre al mio tempo si sapeva che il proprio interiore non poteva essere distrutto da una forza esterna e nessuno credeva di dover dipendere dall'accumulo di beni materiali, tra cui metto anche il successo, perché c'era mancanza di mezzi materiali, erano poche le cose che si potevano fare. Volevo farle un'altra domanda. Sì, In quanto tempo è stato scritto questo libro? 8 mesi così. Ci racconta un aneddoto curioso legato a questo libro? Un aneddoto curioso, non lo so,
perché è diviso un po' in fasi, c'è l'infanzia e ci sono dei ricordi di un'Italia talmente diversa, a cui forse stiamo tornando, perché questa povertà per cui si riciclava tutto, no? Sì. Cioè che adesso praticamente la moda di oggi è come un ritorno per me al passato, per cui noi riciclavamo tutto, non buttavamo niente. Non lo so, mi ricordo questo mondo senza frigorifero, senza lavatrice, sì. In cui il burro si metteva nel ghiaccio. Riassume in una frase cosa rappresenta questo libro per lei e cosa vorrebbe che significasse per i suoi lettori. Sì, per me è stato una specie di valore data alla memoria, seguire un po' lo schema della mia vita, no? Sì. E quello che vorrei, soprattutto i giovani, se potessero leggere, perché non lo so se ce la fanno, seguire un percorso così pieno di conflitti, di contraddizioni e di sentimenti interni, no? Di introspezione. Certo. Però che quello che vorrei mandare come messaggio e che ciò che è successo non è necessariamente buono, e che oggi siamo schiavi delle leggi di mercato che praticano un'interferenza violenta sia sulle mete personali che sui propri desideri, no? E questo totalitarismo del denaro, che oltretutto oggi non c'è più, conduce a una vita privata controllata e soggetta a limitazioni. Cioè, il senso di impotenza è un sentimento sociale diffuso nei giovani, mentre io questo non ricordo, questa impotenza, anche se secondo me era molto più duro e più violento l'ambiente in cui io sono cresciuta. Questo è il paradossale, no? Perché però era come se avessimo più spazio davanti a noi, pur essendo più oppressi, perché certo oggi il senso dei diritti di oggi, no, è molto più alto. Una storia qualunque del Novecento di Maria Grazia Gemelli è acquistabile sul sito www.booksprintedizioni.it.